Sì, va bene. Buonasera a tutti, grazie ancora per essere qua. Siete sempre numerosi, la cosa fa piacere. Cioè, da quando abbiamo iniziato questo ciclo di seminari, insomma, siete sempre numerosi. Sono contento che, insomma, spero che vi piacciono. Sono... Allora, questa sera c'è la dottoressa Daniela Patrice, che è una delle nostre giovani, se posso dirlo, rispetto a giovani docenti del dipartimento. È stata per un po' di tempo fuori, è stata per un po' di tempo negli Stati Uniti, credo. Sì, poi dove ha fatto dei lavori anche molto importanti e molto noti, molto riconosciuti perché sono citati molto. E si occupa di nuovi materiali. E quindi questa sera farà il seminario sui materiali del futuro. Quest'anno l'abbiamo costretta a prendersi il corso di struttura della materia, che è un corso impegnativissimo che sta portando avanti, credo bene, insomma. Non so se c'è qualcuno che fa il corso, spero che sì. Sì, gli studenti sono qui, non poteva essere diversamente. Non può essere. Mente, va bene, grazie mille allora. Prego. Possiamo spegnere. Ringrazio il direttore per questa presentazione e ringrazio Alessandro Sole per avermi invitato a tenere questo seminario oggi. Devo essere sincera, io avevo espresso delle perplessità ad Alessandro per l'abbinamento tra me e Terminator 2. Tra l'altro, diciamo, è un film che non rientra neppure nei miei gusti, diciamo così. Ma Alessandro mi ha spiegato che l'idea di questa iniziativa è quella di offrire la visione di un film aprendo le porte del Dipartimento di Fisica all'università. E questa di per sé è un'idea importante che a mia memoria non ha precedenti. E facendo precedere a questa visione del film un seminario divulgativo, scientifico, per non dimenticare la natura della struttura ospitante che è il nostro dipartimento. In quest'ottica e solo in quest'ottica ho deciso con piacere di accettare l'invito di Alessandro. Dunque, vi racconterò qualcosa, ecco, diciamo, al fine di essere soft, leggera, divulgativa, ho anche deciso che il mio seminario sarà breve, quindi vi tratterrò per una mezz'oretta, così possiamo passare insieme alla visione del film. Vi racconterò qualcosa sui materiali del futuro a due dimensioni, perché già il titolo potrebbe sembrare un po' arrogante. Diciamo, i materiali del futuro sono in realtà un parolone, io mi restringerò a quelli bidimensionali. Difatti l'immagine che ho scelto come locandina del mio seminario, come vedete, è uno schermo sottile, flessibile, e se volete è la proiezione di quella che è la mia attività di ricerca. Proiezione perché io mi occupo in effetti di ricerca di base. Parte della mia ricerca può essere finalizzata anche alla produzione di questi dispositivi. Ah, ok. Dunque, come sappiamo, il dispositivo elettronico che maggiormente ha cambiato la nostra vita è sicuramente lo smartphone che si è imposto nella nostra vita. E la settimana scorsa avete assistito a un seminario interessante tenuto dal professor Barberi sull'impatto della tecnologia nel mondo e avete discusso ampiamente vantaggi, svantaggi, limiti e, diciamo, io non ero presente, però abbiamo la possibilità di vedere online i nostri seminari, anche questa è una iniziativa lodevole del nostro team.
Questa che vediamo sicuramente è una degenerazione dell'uso dello smartphone che mi ha fatto sorridere. Alla fermata del tram tutti sono impegnati a guardare il loro telefonino. Anche se noi non abbiamo un tram qui a Cosenza, è una scena a cui ormai siamo abituati. Tuttavia, un uso moderato dello smartphone ha sicuramente migliorato la nostra vita, quindi è un oggetto di cui effettivamente non riusciamo più a fare a meno, così tanto che il passaggio è quello da uno smartphone a un mondo smart. E questo mondo smart prevede l'utilizzo di oggetti flessibili, e qui entriamo nell'ambito dell'elettronica flessibile. Tutti noi sappiamo che tra un po' i nostri cellulari si avvolgeranno, si piegheranno, li metteremo in tasca. Lo stesso succederà per lo schermo della televisione, quindi siamo partiti dalle TV a raggi catodici, che noi ricordiamo, forse i ragazzi meno. Man mano lo schermo si è appiattito, presto noi avremo in casa degli schermi che si avvolgono a mo' di tenda, e questo cambierà anche l'impatto nell'arredamento delle case. Ancora, skin tattoo si chiamano, sono tatuaggi elettronici che già esistono e che ci consentono di pilotare il telefonino, per esempio di rispondere al telefonino mentre siamo sotto la doccia, mentre guidiamo, oppure di pilotare il computer semplicemente facendo dei movimenti sulla nostra pelle. Anche questi sono in fase di progettazione, ma esistono già degli oggetti in commercio. Ancora, dispositivi flessibili che si applicano al corpo umano e consentono di monitorare continuamente la temperatura, la pressione sanguigna, la febbre, quindi la temperatura corporea, la pressione e così via. Diciamo, e tutto ciò può essere collegato al telefonino. Questi alcuni esempi che riguardano appunto l'elettronica flessibile. L'elettronica flessibile necessita di un miglioramento del linguaggio informatico, e qui vedo degli ospiti del Dimes che sicuramente ci potranno istruire su questo, cioè il linguaggio informatico deve evolversi in qualche modo, ma allo stesso modo prevede l'evoluzione dei materiali utilizzati. E qui centro un pochino più l'argomento, in quanto i materiali bidimensionali di cui io mi occupo sono in qualche modo correlati all'elettronica flessibile. Quindi cercherò di farvi una carrellata breve e leggera della storia dei materiali a due dimensioni, partendo dall'anno zero. L'anno zero è il 2004, è la scoperta del primo materiale bidimensionale, che è stato il grafene. 2004 sembra un anno per gli studenti molto lontano, dal punto di vista della ricerca in realtà non è molto lontano. Vi racconterò quello che è successo da questo anno zero fino ai nostri giorni, cioè dalla scoperta di un sistema bidimensionale ai materiali che attualmente vengono progettati sempre a due dimensioni. Partiamo dal grafene. Dunque, il grafene, per chi non lo sapesse, è un singolo strato di atomi di carbonio che compongono la grafite. La punta della nostra matita è una grafite, sebbene poco orientata, ma è comunque ha una struttura a strati. Un singolo strato di atomi, io posso anche indicarlo, è questo qui. E in questo singolo strato gli atomi di carbonio sono disposti a mo' di alveare in una struttura esagonale, quindi sono tutti ai vertici di esagoni, e gli esagoni sono esattamente collegati gli uni agli altri. Questo materiale è stato oggetto di tanti studi dal punto di vista teorico e sperimentale, però fino al 2004 i teorici ci avevano convinto che un singolo strato di atomi
sia carbonio o qualunque altro elemento, non potesse esistere. Quando parlo di teorici, parlo anche di teorici molto importanti come Landau, il quale ha spiegato che le fluttuazioni termiche, cioè l'agitazione degli atomi, rende di fatti questo sistema 2D instabile. Quindi la ricerca in realtà non era affatto concentrata sull'estrazione del grafene. Era una convinzione che il materiale bidimensionale come tale non lo si poteva ottenere, ma soltanto studiare teoricamente. Due fisici russi, Novoselov e Geim, che lavoravano in Inghilterra, stavano facendo degli esperimenti con la grafite, esfoliando la grafite, cioè aprendo questi pezzi di grafite e guardandoli al microscopio ottico, si accorsero che esistevano dei pezzi estremamente sottili. Decisero di andare fino in fondo a vedere questi pezzi lasciati di grafite in maniera stocastica su un substrato e si resero conto che in realtà esisteva anche il singolo layer. Quindi questa fu una scoperta molto importante che ha cambiato la fisica dello stato solido, cioè ha cambiato la fisica delle superfici. Io mi sono laureata qui in questo dipartimento nel 99 ed ero convinta che la superficie fosse la terminazione di un solido, perché una superficie come tale non poteva esistere. Dal 2004 esiste una superficie isolata. Dunque, io vi ho preparato un piccolo video che è una mia preparazione del grafene del 2006, in cui riproduco quello che hanno fatto i due scienziati 2 anni prima. La tempistica è importante qui perché per pura coincidenza io sono arrivata negli Stati Uniti quando era appena stato scoperto il grafene. Ebbene, mentre l'onda d'urto in Europa, in particolare in Italia, non era arrivata e sarebbe arrivata molto più tardi, anche scemata se vogliamo, negli Stati Uniti tutti i gruppi di ricerca, in particolare quelli di Berkeley, erano concentrati full time su questo materiale, teorici, sperimentali, erano tutti molto eccitati perché qualsiasi misura sarebbe stata la prima misura su questo materiale e avrebbe fatto la storia. Quindi sono state in qualche modo invasa da questa magnifica ondata di amore per la ricerca e ho iniziato anche a occuparmi di grafene. Allora, vedete, si mette un pezzettino di grafite nello scotch. Questa è una preparazione che si può fare a casa. E mediante lo scotch da ufficio si apre e si chiude tante volte. Che cosa succede? Che questa grafite, poiché è composta da atomi, da layer debolmente legati, si apre, dopodiché si poggia lo scotch su un substrato di SiO2 che serve per il microscopio ottico e voilà, questa è la parte semplice. Dopodiché bisogna prendere questo substrato dove c'è, come vi dicevo, una distribuzione del tutto casuale di pezzi di grafite di varie spessore e passare le giornate, le settimane, i mesi alla ricerca del single layer. Quindi qui, in questa immagine di microscopio ottico, vedete che il colore è direttamente, l'intensità del colore è direttamente proporzionale al numero di layer. E questa parte qui c'è anche l'unità di misura che sono 10 micro, è proprio un single layer. Quindi, questo video è popolare perché ci sono preparazioni di questo tipo ormai in tutti i siti. Per chi non l'avesse mai visto, sicuramente i miei studenti, è importante perché ci fa capire come nell'era delle grandi macchine, delle grandi strutture, si possa cambiare la storia della fisica con un pezzo di scotch. E così è successo, cioè questi due fisici hanno cambiato la storia della fisica dello stato solido utilizzando lo scotch e la grafite. Dunque,
La scoperta di per sé era importante perché diceva, come vi ho detto, i sistemi a due dimensioni esistono, ma in realtà si è rivelata ancora più interessante perché il grafene è il materiale dei superlativi, è il più sottile, è il più forte, ha la conduttività termica record, densità di corrente più alta possibile a temperatura ambiente e così via. In particolare le ultime due caratteristiche sono legate ai portatori di carica. Dette in termini molto semplici, gli elettroni del grafene sono velocissimi, hanno velocità, si dice, relativistiche, quindi anche sottoposte a un campo elettrico si muovono a grande velocità. Quindi questo fa del grafene un materiale potenzialmente molto interessante. Quindi se vedete anche quest'altra proprietà del grafene, è il più flessibile. Al 20% è flessibile elasticamente. E qui ritorniamo all'elettronica flessibile, cioè essendo un materiale a due dimensioni si flette facilmente, in generale l'elasticità è inversamente proporzionale allo spessore. Quindi se noi abbiamo trovato, o meglio i premi Nobel hanno trovato un materiale a due dimensioni, è chiaro che hanno, diciamo, migliorato di gran lunga questo parametro. Dunque, le proprietà elettroniche del grafene nascono dalla struttura ad alveare di cui vi parlavo prima, cioè proprio questa struttura che fa sì che gli elettroni si muovano a velocità altissime. Questa è un'immagine di struttura a bande, su cui non mi soffermo sebbene sia proprio il mio mestiere, proprio perché perdo la sfida di essere soft. Quindi, diciamo così, dovete semplicemente ricordare che il cono di Dirac del grafene, di cui si parla sempre, è proprio la struttura elettronica in alcuni punti dello spazio reciproco, e il cono inferiore è la banda di conduzione e quello superiore è la banda di valenza. La forma di questa struttura elettronica fa sì che questi elettroni abbiano le proprietà di cui abbiamo parlato. Che cosa è successo dal 2004 ad oggi? Quindi stiamo parlando di 13 anni. Sono nati diversi centri dedicati esclusivamente allo studio del grafene. Questo che vi riporto è il Graphene Center fondato all'Università di Manchester, fondato proprio dai due premi Nobel. In realtà ce ne sono in tutto il mondo e ne abbiamo uno anche in Italia, che è il Graphene dell'IT, Istituto Italiano di Tecnologia, che per noi universitari, diciamo, è un istituto che, diciamo, riceve molti fondi dallo Stato, quindi c'è un meccanismo di rivalità, di gelosia, però esiste questo istituto soltanto focalizzato sul grafene. Ci sono stati grossissimi investimenti in tutto il mondo per la ricerca sul grafene, e basti ricordare alla Graphene Flagship 1 miliardo di euro per 10 anni a partire dal 2013, cioè per 10 anni la comunità europea, cioè spalmati in 10 anni in realtà, ha messo questa grossa cifra per promuovere le applicazioni sul grafene. Tra le applicazioni, diciamo, le applicazioni sono di vario tipo: immagazzinamento di energia, sensori, ma c'è anche la branca dell'elettronica flessibile. C'è una attenzione al grafene nella letteratura che è elevatissima, cioè stamattina ho contato su ISI oltre 65.000 pubblicazioni dal 2004, dall'anno zero, quindi il grafico è proprio esponenziale. 65.000 pubblicazioni ISI è un numero elevatissimo. Dunque, tra tutte le proprietà del grafene che abbiamo visto molto interessanti, vi è un inconveniente, una frustrazione. Il grafene non è un semiconduttore, non ha gap. Quindi diciamo che nel campo dell'elettronica trova una collocazione un po' forzata.
Questi sono i due coni di Dirac che ho mostrato prima del grafene libero e questo è quello che sarebbe se ci fosse una gap. La ricerca degli ultimi 13 anni, ha cercato di modificare il grafene nel tentativo di aprire questa gap. Molti sono anche dei miei lavori, cioè ogni qualvolta questa gap si apriva era un successo, però bisogna essere anche realistici. Questi risultati rimangono in qualche modo legati alla fisica di base, cioè un meccanismo di apertura del gap del grafene che sia uniforme, che sia riproducibile, che funzioni in condizioni di pressione atmosferica, temperatura ambiente, eccetera, ad oggi non c'è. Quindi bisogna in qualche modo fare i conti con questo fatto, cioè che per quanto si sia cercato di rendere il grafene un semiconduttore, ancora i risultati non ci sono. Dunque, perché dobbiamo avere un semiconduttore? Il re dei semiconduttori è il silicio nell'elettronica, perché noi vogliamo in qualche modo spegnere i nostri dispositivi, abbiamo bisogno di una barriera tra la banda di conduzione e la banda di valenza, giusto? Quindi il fatto che non ci sia questa barriera, che comunque io applico un potenziale, questi elettroni si mettono in moto, allora questo chiaramente mi impedisce di realizzare giunzioni, mi impedisce di utilizzare il materiale nell'elettronica. Diciamo che questo inconveniente tuttavia è stato uno sprono per cercare altri materiali che fossero bidimensionali e che in qualche modo avessero una struttura elettronica diversa. La prima domanda che andrebbe fatta, che diciamo la comunità scientifica si è posta, è: questo reticolo ad alveare è una prerogativa del carbonio oppure ci sono altri elementi che formano il reticolo ad alveare? In realtà esiste un altro composto, nitruro di boro, che viene chiamato anche grafite bianca perché ha questo aspetto qui, ed ha, diciamo, cresce in diverse forme anche nella forma esagonale, esattamente come la grafite. Quindi, quindi è formata da tanti layer, ognuno dei quali ha questa struttura ad alveare, esattamente come il grafene. Allora, diciamo, sempre nel 2006, quando io mi trovavo a Berkeley e la gente passava le serate, le nottate ad esfoliare, a trovare single layer e a fare le prime misure su questo materiale, io mi aggiravo timidamente come un ospite, perché ero in realtà ero già ricercatore qui, ero andata lì nell'ambito di uno dei miei tanti anni sabbatici, quindi vedevo nei laboratori di questo gruppo di nanostrutture diretto dal professor Zetel questa polvere bianca qui, questa polvere che aveva per me un'aria sospetta, anche perché vedevo barattolini di polvere ovunque, senza alcuna etichetta, perché l'ordine non fa parte della nostra cultura, ma neppure di quella degli americani, e chiedevo di che cosa si trattasse. La risposta era complicatissima, perché loro si mangiavano un po' le parole, mi dicevano boro nitrato e mangiavano tutto. Dico vabbè, capivo che c'era il boro. Facendo mente locale, in realtà quel gruppo era diventato famoso perché aveva sintetizzato i nanotubi di BN, quindi non poteva essere che BN. Allora mi chiesi, ma perché non si prova ad esfoliare questo BN? Se la struttura è la stessa, è fatta a layer, proviamo ad esfoliarlo. Quindi ho chiesto chiaramente il permesso al capo di ricerca, grande entusiasmo, go for it, ok, qua e là, e ho passato i mesi con questa terribile polverina bianca che si attaccava un po' ai guanti, alle pinze, eccetera. Dopodiché mettevo questo scotch
sul substrato e perdevo gli occhi al microscopio ottico alla ricerca del single layer. Ma ne ero convinta anche perché in realtà i due premi Nobel in un articolo minore avevano detto ci sono altri materiali a layer che si possono aprire allo stesso modo. Era dopo 2 anni, ancora nessuno aveva provato ad esfoliare il BN, quindi diciamo l'esperimento è andato parzialmente bene, nel senso che dopo 2 o 3 mesi di lavoro a un certo punto ho trovato una parte molto sottile che non era un layer, era qualche layer, ma comunque eravamo nel regime bidimensionale, quindi questo era un risultato importante. Non c'era tempo di aspettare e abbiamo pubblicato questo risultato e questo risultato, come diceva Vincenzo nella presentazione, è uno di quelli che ha avuto molto riconoscimento nella letteratura successiva. Perché? Perché è il punto zero di una storia e la storia è quella del BN bidimensionale. Chiaramente stiamo parlando di qualcosa latere rispetto al grafene, ci mancherebbe, anche perché il BN è un materiale sfortunato, non è un semiconduttore, è un isolante e anche questo era ben noto, cioè ha un gap che vedete molto elevato, sono 6 electron volt nel bidimensionale. Quindi, però diciamo, in questo modo il passaggio dal tridimensionale al bidimensionale era possibile. Questo è uno dei pezzetti qui molto sottili. Questa in realtà è un'immagine AFM dove si vede anche lo spessore. Quindi, diciamo, questo materiale poteva, come il grafene, in qualche modo essere inquadrato nei sistemi bidimensionali. E la storia per me è peculiare perché la maggior parte dei lavori che io ho fatto nascono in maniera del tutto diversa, cioè mi occupo di tutt'altro, mi occupo di struttura elettronica, faccio misura al sincrotrone, i lavori prevedono anni e anni di elaborazione, invece talvolta cose semplici, cose se volete infantili, perché si tratta di gesti e di esperimenti infantili, possono portare a dei bei risultati. Risultati che sono anche possibili durante un anno sabbatico, per cui bisogna muoversi spesso, time is over, muoversi spesso, andare fuori perché non si hanno più problemi di corsi, di dipartimenti, eccetera. E uno si può mettere con il suo BN e aprire tante volte fino a che non trova qualcosa di più sottile. Allora, vi dicevo, il BN è un isolante, quindi un materiale sfortunato, anche se vi farò vedere che ha molti utilizzi. Ci sono stati negli ultimi anni, sono stati trovati dei materiali a 2 dimensioni di semiconduttori. Questi semiconduttori si chiamano MX2, cioè X è uno di questi atomi, zolfo, selenio, tellurio, e l'M è uno dei metalli di transizione. In realtà in questo caso non abbiamo un singolo layer di atomi, ma ne abbiamo 3. Nel bulk questo oggetto semiconduttore è formato da blocchi di 3. È possibile estrarre un singolo blocco. Il singolo blocco ha proprietà strutturali ed elettroniche diverse da quelle del bulk ed è per questo motivo che diventa interessante. Anche qui non mi voglio addentrare sulla parte di struttura elettronica, voglio soltanto invitare gli studenti a guardare questa zona buia che c'è qui, che è proprio il gap, parte del gap degli elettroni, cioè gli elettroni in effetti incontrano una piccola barriera di potenziale e questo è proprio la caratteristica di un semiconduttore. Oltre agli MX2, sempre negli ultimi anni, e questa è una ricerca davvero recente, si può dire dell'ultimo quinquennio, sono stati studiati altri materiali a 2 dimensioni che si chiamano xenes, silicene, germanene, stagnene, borene. Questi materiali in realtà sono tutti semiconduttori e questo è interessante di per sé,
perché vi dicevo, l'obiettivo è quello di avere un oggetto che sia flessibile a due dimensioni e che sia anche un semiconduttore. Il problema è che questi materiali esistono soltanto se cresciuti su un substrato, cioè in maniera naturale avrebbero una struttura, si chiama SP3, per cui non crescerebbero in maniera bidimensionale, soltanto se cresciuti su alcuni substrati. Allora, per esempio, qui c'è il silicene, questo è come sarebbe libero, questo in realtà è come è effettivamente su un substrato. Formano delle strutture bidimensionali un po' ondulate, se vogliamo, distorte, cioè non è un esagono, ma è un esagono un po' distorto. Allora, l'utilizzo anche qui è limitato, però se diciamo, la ricerca riesce a trovare un substrato più utile di un metallo su cui crescere queste strutture, allora diciamo, il discorso cambia. Cioè, il problema è che la crescita per il momento è limitata ad uno o due semiconduttori e al metallo, quindi anche qui ci sono dei problemi correlati alle condizioni di crescita. Quindi, facendo un piccolo riepilogo, in realtà si sa, questo da più di 100 anni, che esistono più di 100, forse 200 materiali 2D di bulk. Okay, questi sono, diciamo, ben noti da molto tempo. Quello che non era noto era la capacità di estrarre il singolo layer o il blocco di più layer. E questa famiglia è destinata a crescere proprio perché la ricerca ormai si muove in questa direzione, la ricerca della fisica delle superfici, se vogliamo. Questa famiglia copre gli isolanti, i semiconduttori e i metalli. Quindi, vi dicevo, grafene e BN hanno questa struttura ad alveare, gli MX2 sono formati da questi tre layer e infine questi xene, anche il black fosforo, hanno questa struttura bidimensionale ondulata. Che cosa ce ne facciamo di questi materiali 2D? Qual è la nuova sfida adesso? La sfida è quella di creare delle eterostrutture di Van der Waals, si chiamano, mettendo assieme, come se fossero dei Lego, i materiali bidimensionali di cui vi ho parlato. Quindi la ricerca di punta in questo momento riguarda proprio le eterostrutture 2D. Molti gruppi di ricerca sono impegnati nel realizzare multilayer, ognuno dei quali però è composto, vedete, da strutture 2D indipendenti, mettendo assieme quello che abbiamo visto: grafene, HBN, semiconduttori, e qua c'è un fluorografene, in realtà ce ne potrebbero essere molti altri. Ah, c'è un'ampia possibilità di combinazione e quindi c'è un'ampia possibilità di utilizzo, dalla sensoristica alle celle solari, ai transistor e così via. La crescita è ancora un problema, cioè crescere queste eterostrutture, un po' si ripercorre, se volete, la storia del grafene. Nei 13 anni di storia del grafene, molti gruppi si sono dedicati alla crescita. Chiaramente la tecnica dello scotch non poteva reggere per tanto tempo, bisognava trovare un metodo riproducibile, veloce, possibile su larga scala, e ciò ha messo in moto molti gruppi di ricerca. Allo stesso modo si sta ripetendo per le eterostrutture questa problematica della crescita, cioè le eterostrutture devono essere cresciute in maniera efficiente se le si vuole applicare all'industria, chiaramente. Devono essere riproducibili, non devono avere difetti, d'accordo? Perché? Perché la presenza di difetti, di irregolarità, di contaminazioni, in qualche modo inficia le proprietà che ci aspettiamo sul singolo blocco del nostro Lego. Tra i metodi di crescita, sicuramente quello più efficiente potrebbe essere l'esfoliazione in fase liquida,
che già si conosceva per il grafene, cioè il grafene anziché aprirlo con lo scotch lo si può aprire per via chimica, d'accordo? Mediante delle soluzioni. Allora, questo stesso discorso si può ripetere anche per gli altri materiali. Quindi si può immaginare una situazione in cui una spennellata di ogni materiale di questo tipo ci permette, magari su un substrato polimerico flessibile, ci permette in qualche modo di creare il nostro circuito flessibile. Questa ricerca è una ricerca veramente attuale, viva. Tra i vari articoli che ho visto, che ho letto, vi riporto un articolo non molto lontano del 2005. Tra i coautori ci sono proprio i due premi Nobel, Novoselov e Andre Geim, con il loro gruppo. Diciamo, ci sono diverse interviste che loro hanno rilasciato nel Graphene Center, in cui dicono proprio che si stanno dedicando a queste eterostrutture. Allora, che cosa hanno fatto in questo articolo? Hanno messo assieme, vedete, queste pile di materiali a due dimensioni. Qui si alternano, forse la figura non è molto chiara, però si alternano sia il grafene, che l'HBN, che i semiconduttori. Allora, il meccanismo è che il grafene fa da iniettore di carica. D'altra parte, ha questi portatori molto veloci e non potrebbe fare altro. Poi l'HBN, che abbiamo visto che è un isolante, crea delle barriere quantistiche di potenziale, e poi ci sono i semiconduttori, che creano dei quantum well, si chiamano, dove queste si formano degli elettroni e delle lacune. Forse sto diventando un po' troppo tecnica. Comunque, tutto ciò alla fine porta all'emissione di luce. Quindi, in questo modo, il gruppo ha mostrato la possibilità di creare un LED. Questa è un'immagine al microscopio ottico a voltaggio zero, e qui c'è la nostra eterostruttura. Applicano una differenza di potenziale e l'eterostruttura si illumina. Quindi è un piccolo esempio di un LED realizzato mediante queste eterostrutture. Questo per farvi capire che, diciamo, c'è un grosso impegno in questa direzione. Dunque, credo di avervi annoiato abbastanza, e pertanto vi lascio alla visione del film. Grazie Monica, molto bene. Bene, chi vuole fare domande? Niente, tutto tranquillo così. Silite è vicino al carbonio, però non si riesce, no? A Ad estrarlo o? fare un tipo di grafene per la sua E no, non si riesce perché il silicio tende a fare un'ibridizzazione SP3, non tende, fa un'ibridizzazione SP3, e questo è dovuto alla posizione dei livelli energetici. Guardo i miei studenti perché ne stiamo parlando, e quindi lo forzi a fare un SP2 solo quando lo cresci su un substrato. E non è neanche un SP2 che va bene, perché è un SP2 misto a SP3, quindi infatti è un layer distorto. Qualcun altro? Niente, va bene, grazie ancora, Daniela. La prossima volta sarà